Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Kirby e la Terra Perduta. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo completato tutti i livelli di Nullandia, tutti naturalmente al 100%. Le vie del tesoro le ho completate battendo anche il tempo obiettivo. Per quanto riguarda gli altri livelli, ho recuperato tutti i Waddle Dee. Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo videogame. Abbiamo raggiunto un nuovo mondo, il dominio proibito di Rosgar, e direi di completare insieme il primo livello. Eccolo qua. Accesso all'ardente dominio proibito. Sarà un livello parecchio interessante questo qua, eh. Mamma mia. Mi ricorda tantissimo Doom. Non so se avete presente questo videogame. Guardate che roba! Mamma mia. Comunque è spettacolare, eh. Diamo un'occhiata in giro per vedere se magari non troviamo qualcosa di particolare. No, possiamo procedere. Come sempre dobbiamo cercare di recuperare tutti i Waddle Dee. Attento Kirby, stai attento. C'è anche parecchia lava, eh. C'è anche parecchia lava. Stellina mia. Cioè, moneta stellina. Qui sopra c'è un nemico. Ehi, e te da dove salti fuori? Dai! Ho sbloccato questa abilità. Aspettate, ho visto qualcosa qua. Aha, ottimo. Così recuperiamo punti salute. Posso arrampicarmi qui sopra, no? Ah, mi sa che per arrampicarmi lì sopra ho bisogno... No, beh, ce la faccio, sì, così ce la faccio. Ok, sconfitto. E infatti dobbiamo sconfiggerne due di guardia, eh. Occhio che si va giù, occhio che si va giù. Sbrighiamoci. Dobbiamo andare anche di qua. Bye bye, amico mio. Mamma mia. Ok, ce l'abbiamo fatta per un pelo, eh. Non ho ancora però trovato un Waddle Dee. Un Waddle Dee nascosto. Occhio a non bruciarti, Kirby. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato uno degli obiettivi secondari. Però mi chiedo veramente dove siano tutti i Waddle Dee nascosti. Cioè, sono belli nascosti, ecco. Questo è quello che posso dire. Sbrighiamoci. Ecco l'ultimo pezzo. Ed ecco un forziere con dentro il primo Waddle Dee. Dovrebbe essere il primo questo qua. Infatti è il primo. Ottimo lavoro. Poi procediamo di qua. C'è anche una talpa. No, di qui non si va da nessuna parte. Dobbiamo andare dritti. Occhio a sti conigli. Ok, sconfitti. Sì, ma non... Ah, passaggio segreto, veramente? No, cosa c'è qui dietro? Perché c'è un buco. Non c'è niente, strano. Mi hanno fregato. Mi hanno fregato malissimo.
No, dovevo recuperare. Ah, ok, meno male. Dovevo recuperare il potere della talpa, perché dobbiamo scavare qui sotto. Ma non c'è nulla di particolare. Però dobbiamo andare a destra, vedete? Opla. Perché a destra c'è un Waddle Dee nascosto. E vabbè, il potere ce l'abbiamo già, quindi possiamo tranquillamente tornare indietro. Sono troppo forte per voi. Non riuscirete a sconfiggermi. C'è un passaggio qui dietro, eh. Infatti stavo guardando. E meno male che ho osservato con molta attenzione. Trova il passaggio segreto. Guarda quante monete. E qui c'è un forziere con un bel oggettino. Niente di particolare, quindi procediamo dritti. Occhio a non cadere giù. Aia. Dai, ma due volte di fila, no. Oh, niente, non riusciamo a passare, eh. Adesso sì, bastava aspettare un attimino. Ah, ho subito una marea di danni. Povero Kirby. C'è comunque un passaggio anche lì, vedete? Guardate qua. E c'è un altro oggetto recuperato. Mi chiedo dove sia il terzo Waddle Dee nascosto e il quarto. Allora, mi sa che non possiamo, come dire, tergiversare molto. Infatti sono morto, non dico malissimo, ma quasi. Sono finito dentro la lava. Sbrighiamoci. No, moneta. Passaggio segreto. Eccoci qua. Allora, io quel potere lì ce l'ho già. Dobbiamo sbrigarci. E qui è tosta. Primo oggetto. Secondo. Che poi in realtà sono pezzi di stella, eh. Me ne manca solo uno che si troverà per forza qui. E vai. Dammi il Waddle Dee nascosto. Eccolo lì. Si sta rivelando molto interessante come livello. Cioè, rispetto a quelli che ho affrontato in precedenza, questo qui è un po' più tosto e ci sono un sacco di questi ovetti. Un po' d'acqua. Quindi mi sa che quando li apriremo troveremo tante figurine nuove. Occhio. Distruggiamo tutto. Direi di ricaricare un pochettino. Che succede? Oddio, quello è bello grosso.
E vedo... distruggi con l'acqua 7 palle di lava? Saperlo prima. Allora, dobbiamo andare a recuperare ancora quel Waddle di nascosto. Solo che adesso mi sa che non ce la faccio più. Perché dovevo correre. Quindi... non cadranno sicuramente altre palle di lava. Oh, non penso proprio. Le avremmo dovute distruggere al volo. Magari, sapete cosa? Dovevo spicciarmi un po' di più col palloncino. Arrivare qua e distruggere quegli asteroidi al volo. Non ce l'ho fatta, quindi lo rifacciamo questo livello. No problem. Prendiamo i Waddle Dee e vi faccio rivedere come completare quest'ultima parte di questo livello, che sinceramente a me è piaciuto, eh. Mancavano proprio quei due obiettivi lì. Nessun problema. Allora, Waddle Dee. Abbiamo recuperato un sacco di oggettini. Quindi figurine a go-go. Pomodoro Maxim. Per la fase successiva cercate di arrivare qua e caricarvi d'acqua già qua, perché sennò non riuscite a distruggere gli asteroidi che vedrete cadere. Vedete? 1, 2, 3, aia. Ce ne mancano 4, eh. Uno, due, tre e quattro, sì! No, aspettate, sì, ok, no. Non aveva preso subito gli asteroidi, ce l'abbiamo fatta. Ok, se arrivate già con la trasformazione di Kirby in palloncino, riuscite tranquillamente a completare anche questi due obiettivi. Quindi a salvare l'ultimo Waddle di nascosto e a... distruggere tutti e 7 gli asteroidi, palle di fuoco, chiamatele come volete. Comunque ce l'abbiamo fatta. Vedete? Tac. Quindi livello completato al 100%. Dopo aver salvato gli ultimi Waddle Dee, direi di provare a superare questi due livelli via del tesoro. Martello preistorico, colpo sordo, martello preistorico alla prova. 1 minuto e 30 al tempo obiettivo, eh. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare, spero di non dover affrontare varie orde di nemici, ma sarà proprio così. Vabbè, nessun problema. Abbiamo già perso troppi secondi. Spiattellato, mamma mia, sono lentissimo. In più la piattaforma gira, quindi adesso dobbiamo andare di qua. Ah, vai. Spero che non saltino fuori i conigli, perché sono la cosa più difficile da colpire. Accidenti. Ok, ucciso. Via veloci. No, ti prego. Due di questi? Ma stiamo scherzando? Ah. Io provo a fargli male, ma mi stanno veramente massacrando. No. Uno dovrebbe essere andato e manca l'altro. Via via Kirby. No, dai, sono morto pure io. No. Che tristezza, ce l'avevo fatta.
Vabbè, ci riprovo. Ok, rieccoci qua. Questi li dobbiamo sistemare, non dico immediatamente, ma quasi. Un bel colpettino. Non so dove sono, non mi vedo più. È lì in mezzo. Uno è andato, manca l'altro. Ok, ucciso. Vai Kirby. Non so se ce la faccio. Infatti, veramente, per un secondo e 25 devo rifare la via del tesoro. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, abbiamo avanzato un sacco di secondi stavolta. Mi dirigo immediatamente alla stellina. Ottimo. Fantastico, questa volta ce l'abbiamo fatta. 1.13, addirittura siamo stati di molto sotto al tempo obiettivo. Ottimo. Ste vie del tesoro stanno diventando sempre più complicate comunque, eh. Passiamo a questa, tesoro granata a ricerca. Difficoltà 2 stelline, tempo obiettivo 1 minuto. Vediamo un po'. Ok, eccoci qua. Avanti il prossimo. Vediamo se colpisce immediatamente il pulsante, che è la cosa che mi preme di più. Ce la fa? Sì, ce la fa. Però ci abbiamo messo troppo tempo. Altro pulsante di là. A parte che le bombe le lanciano anche loro adesso, eh. Vabbè, ma deve andarci... Ah, ce la facciamo, ma non so a che prezzo. No, si è incastrato lì, non ce la faccio a finirlo, rendiamoci conto. Pazzesco. Vai. Sì, oh, meno male, almeno arriviamo in fondo. Però ci abbiamo messo veramente troppo. Ci abbiamo messo veramente troppo. Il primo pulsante da comunque attivare è quello là al centro, eh. Poi gli altri due laterali perché sono più semplici da colpire. Stavolta ce l'abbiamo fatta e ci abbiamo messo veramente pochissimo, perché ogni lancio ha centrato l'obiettivo al primo colpo. 42 secondi, sono stato velocissimo. Fantastico. Ottimo, bravo Kirby. Adesso passiamo al secondo livello di oggi. Secondo livello che si chiama, abbiamo visto prima, Strada Infernale. Vediamo cosa dobbiamo fare, ma... penso che non sarà facile, da affrontare. Allora, intanto tu vai KO, attenzione a non finire dentro. Adesso i cannoni sparano addirittura 3 colpi. Qui per fortuna c'è qualcosa da mangiare. Ruba 2 porzioni di carne alle bestie. Siamo dei piccoli ladruncoli. Meno male che posso nascondermi. Aha, bella. Monete stella per me. Ehi, non l'avevo notato sto serpente. Lì c'è un Waddle di nascosto. Come facciamo a raggiungerlo?
Aspettate, vedo un passaggio qua. Infatti. Vediamo un secondo. Eccolo. Vieni con me, Waddle Dee nascosto. Ti porto a casa. Allora, occhio ai cannoni. Sta per esplodere una bomba incredibile. Mamma mia. Ah, ma qui non c'è niente. Dobbiamo salire. Però ho visto qualcosa da questa parte. Lo sapevo. State sempre attenti, Infatti c'è una scala anche di qua, grazie. Poverino, gli ho rubato il cibo da sotto il naso. Aia. Beh, ma questo Dado Pagos lo faremo fuori in 448, anche perché questo non è il suo ambiente naturale. Poi con le abilità evolute non è difficile da buttare giù. Ah, dobbiamo ancora dargli il colpo di grazia. Ok. Mi prendo la sua abilità. Bella. Bella come abilità. Qui all'inizio del livello non c'è niente. Vedete che me la danno lo stesso. Beh, ma la lava non la posso togliere in nessun caso. Come caspita faccio? Ah! Non la sapevo sta roba. Ma dimmi te. Fico così. E quindi? Ah, posso rompere. Ok. Meno male che ho provato, va. Perché ho detto, non provo, visto che non ho voglia di perdere punti salute. Alla fine ho fatto bene. C'è qualcosa qui. Lo prendiamo subito. E poi torniamo immediatamente su. Poi. Secondo giro. Aiuto. Esplode tutto. Vabbè, se non raccatto tutte le monete non è la fine del mondo. Guarda come si protegge. Qui non c'è niente. No. Ok, allora. Dobbiamo passare qui sopra per spostarci sulla destra. Questa abilità me la tengo e aspiriamo anche il cono. Perché infatti... Eccola, sono caduto giù. Non posso più risalire. Perché infatti probabilmente dovevo distruggere qualcosa sull'altro tetto. Solo che non mi aspettavo... sì, dovevo distruggere qualcosa sull'altro tetto, solo che non mi aspettavo che mi prendesse in pieno un asteroide. Niente, ve lo faccio vedere dopo, allora. Dobbiamo buttarci giù per salvare il quarto Waddle Dee. Quindi il terzo è praticamente nascosto in quell'edificio. Qui cosa c'è? Ah, monete, vabbè, le prendiamo. Facciamo così. Occhio perché ci stanno tirando addosso di tutto,
serviva l'anello. Foca, stai calma. Fermiamo il toro. Cosa vuoi fare, toro? Occhio a non cadere giù, che siamo altissimi qua. Siamo veramente altissimi. Chissà cosa c'è qui. Ah, un ventilatore. E sono caduto giù. Ero quasi arrivato in fondo. Che succede? Ehi là. Guardate un po' cosa ho scoperto. Ah, meno male che possiamo tornare indietro di qua. Meno male. E... oh mamma, devo centrare la barca. Eliminati. Mi fermo un secondo qua, perché qui c'è l'ultimo Waddle Dee nascosto. Eccolo qua. Poi prendiamo le monete, scendiamo, ci infiliamo nella barca e procediamo. Vedo anche una bella monetona qua, però mi sa che non la possiamo prendere. Invece sì, facciamo così e siamo a posto. Dovremmo essere arrivati in fondo, forse. Non è che magari c'è qualcosa di interessante qui dietro? Oh sì. Guardalo lì. Fai girare tutti gli interruttori in mulino a vento. Quindi Waddle Dee trovato. E mi manca soltanto il... probabilmente il terzo Waddle Dee, quello che si trovava dentro all'edificio. Ehi, vedo un bersaglio là. Vedo un bersaglio. Quindi dobbiamo colpire anche quello. Caspita, me ne sono accorto proprio alla fine. Quindi dobbiamo aspirare l'abilità per colpire i bersagli volanti. Quanti ce ne saranno? Due. Sconfiggi Dadopagos selvaggio usando l'abilità bomba. Ok. Quindi quel bersaglio è una cosa in più così? Interruttore, pannello solare. Oddio, lui me lo ricordo bene, il rappadillo. Mi ha fatto sudare sette camicie per sconfiggerlo senza subire neanche un danno. Una roba incredibile, me lo ricordo. Un impianto scottante. Torniamo un attimo nel livello. Sconfiggo il Dadopagos con l'abilità bomba e recuperiamo l'ultimo Waddle Dee nascosto. Ok, con questa abilità sono praticamente arrivato da... Dadopagos. Vediamo un po'. Mi sa che devo caricarmi bene. Sì! Ottimo! Mi sono caricato un attimo e infatti l'ho praticamente disintegrato. Grazie. E adesso possiamo andare a prendere il Waddle Dee che ci manca. Ok ragazzi, allora, una volta preso il cono, occhio che l'asteroide romperà il percorso in questo punto, dovete disfare il tetto di questo condominio. Perché ci troviamo con il tetto già distrutto, eccetera, eccetera? Perché ho provato un attimo fa a recuperare questo Waddle Dee, però non ci sono riuscito. Tenete in considerazione che se non ce la fate al primo colpo, potete riprovare tutte le volte che volete senza dover, come dire, rifare il livello da capo, ecco. E questa è una cosa molto interessante perché almeno non perdete mezz'ora, insomma. Vediamo se riusciamo a tirar giù l'armadio, però tutte le volte ci mettiamo sempre tre quarti d'ora. Vai, Kirby! Dobbiamo essere velocissimi. Guardate, ce la facciamo veramente per un pelo stavolta. Ottimo. Quindi, ce ne torniamo qua e possiamo completare il livello.
Sono curioso di capire cosa c'entra quel bersaglio. Vediamo se riesco a prenderlo, cosa succede. Ah, un progetto esploratore spaziale, wow. Sono contento di averlo recuperato, ma infatti vi dico, mi puzzava un pochettino, eh. Era troppo strano che avessero messo un bersaglio lì e non ci desse magari nulla di interessante. Infatti ci ha dato un bel progetto. Sono contento, l'abbiamo recuperato. Va bene, abbiamo completato anche questo livello al 100%. Ragazzi, direi che ci possiamo salutare qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Kirby e la Terra Perduta. Alla prossima, ragazzi!